Quando arriva il magistrato, per definizione, c'è già scappato il morto. Arriva sempre dopo, per definizione, perché precede quando il reato c'è. Cosa si poteva e si può fare e si dovrebbe fare? Lo sappiamo a memoria come Ecco, si se lo deve fare, a ricordi, perché livello evidentemente se in nazionale e a 20 anni livello siamo, in internazionale. 40 anni siamo Cominciamo dal ancora qua. livello internazionale, proprio con riferimento a tutto questo. La grande ipocrisia dell'Unione Europea e delle grandi realtà dei paesi internazionali, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea e quant'altro. Mi spiega qual è la ragione? Perché esistono i paradisi fiscali e nei loro confronti non viene fatto l'embargo commerciale, finanziario e economico. Lei sa che esiste un paese al centro d'Europa che si chiama Liechtenstein, dove c'è Vaduzzi, dove pure sono arrivati un po' di questi Chiaro. soldi. Lei sa che al centro d'Italia c'è un paese che, per l'amore di Dio, San Marino, Repubblica di San San Marino, Marino. San Marino, San Marino è quattro soldi. Città del Vaticano non ricorda niente, lo Ioro non lo ricorda niente. Signor Papa, lei ha ragione quando se la prende con quel rubli, ma se ci dicesse di quei 150 miliardi di lire che io scoprì nella tangente Enimont, degli altri 70 che sono finiti nello Ioro, che fine hanno fatto? Forse troveremmo dei politici ancora di adesso, che io non posso Forse parlare questo perché non ho le Papa, prove. diciamo, è Perché gli costa l'unico che niente. vuole far pulizia nella Ma forse banca vuole del fare pulizia, ma Vaticano. facci sapere chi sono i nomi di quelli che hanno messo in conto Sì. lo Ioro. Questo è voler fare qualcosa. E ancora, volendo andare sul nazionale. In questi anni, con il concorso dell'insieme della politica e dentro il Parlamento, sulla giustizia non esiste destra, centro e sinistra, esiste chi si fa gli affari suoi e chi è persona per bene, bisogna distinguere. Mi spiega per quale ragione, scoperta la malattia, hanno eliminato il falso in bilancio, hanno eliminato la concussione per induzione, hanno eliminato la prescrizione, l'hanno ridotta a metà, hanno eliminato il sistema delle prove da una parte all'altra, non ancora introducono il reato di autoriciclaggio. Cioè tu gli trovi un mare di soldi a una persona che, siccome fa il politico o l'amministratore pubblico, non ha l'obbligo di dire dove l'ha presa, altrimenti gli vanno sequestrati. Lo sa quanti soldi abbiamo dovuto restituire noi dopo che l'abbiamo sequestrato, perché non abbiamo trovato la prova? Quindi la Onorevole, prova c'è. Per certo. aiutare questi giovani a fare politica dovremmo fare un'attività di prevenzione attraverso. Renzi ha detto, vogliamo fare, ecco, io un decreto legge da uno che ne sta facendo tanti su questo tema, io lo approvo subito. Ma che lo facesse Che lo però. facessero. Che Ecco, un giorno ci onorevole. dicesse, ieri abbiamo fatto, non domani faremo.